Ciao capo. Ciao Giulia. Ciao. Mangi con noi? No, grazie, ho già dato. Allora, tu sei Rita Fiorucci? Io sono il vicequestore Innocenti. Agli ordini. Puoi darmi del tuo e metterti comoda. Grazie. Allora, sei stata informata del... Sì, capo, è già operativa. Sta cercando notizie sui testimoni. E ci sono precedenti? Sì. Arianna Mancini, cugina e testimone della sposa, 3 anni fa si è fatta qualche giorno per aver mandato all'ospedale un ragazzo. L'ha menato in discoteca. Uh-huh. E poi ci sono i due musicisti, Pat e Mary. L'estate scorsa sono stati multati perché prendevano il sole nudi sulla spiaggia. Vabbè, che sarà mai? Ma io non lo farei. Beh, dipende con chi. Io preferirei da sola. Allora, ragazzi, su, mettiamoci al lavoro. Rosa, vieni con me. Capo, avevi detto che non si può cambiare idea. Al netto delle fantasie di Gino, comunque Manila aveva con sé il medaglione, che però non è stato trovato né al castello, né tantomeno nel suo appartamento e tantomeno sul corpo del cadavere. Abbassa la voce. Perché? Dormo, sono agitato. Ecco, vedi. Ma chi è che deve dormire un po'? Rosa. Ha scoperto che il marito la tradisce. Ah, mi dispiace. E come l'ha presa? Decisamente male. Comunque, tornando a noi, l'autopsia sul corpo di Manila parla di una lacerazione sul collo, compatibile con uno strappo violento. Ma quanto vale questo medaglione? 10.000 euro. Se al mercato nero diventano circa la metà. Beh, ma questo è un buon movente, però. Era prima dell'omicidio o al castello avete notato qualcosa di strano? No. No, strano non direi. Però ad un certo punto, mentre si cenava tutti insieme, sono usciti fuori Manila e Marco per fumare una sigaretta. E poi è uscita anche Arianna. E lo sposo? Fabrizio ha detto che aveva bevuto troppo, mi è andato in camera sua. Sì. E poi? Poi niente, poi siamo andati a dormire anche noi. Sì. Però la mattina dopo a colazione sembravano tutti molto tesi. Sì, è vero. E avete per caso visto un medaglione? No, non mi sembra che Manila avesse nessun medaglione. Sicuri? Sì. Se ce l'aveva, noi non l'abbiamo visto. Ragazzi, io le foto ve le do gratis, però... Quando suonerete a San Francisco voglio il biglietto in tribuna via. Ah, andrete a San Francisco? Sì, ma non a suonare, cioè per il momento da turisti. No, è che Greta sa, ci piace la West Coast, quindi ci prende un po' per il culo, vero? Greta sarei io. Vabbè, noi si va. Ciao. 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 Hai mai fatto da modella? Agente scelto Giulia De Falco. Piacere. Ti va di venire con me in un bel posto? Non ho mai fotografato una sbirra. Ah. Quindi io sarei la tua prima volta. C'è sempre una prima volta, no? Allora mi fa da modella? Io potrei farti anche da modella. Però mi devi dire qualcosa in più su Pat e Mary. Non è che li conosca così bene. Però... sembra divertente. Interrogami. Beh, due musicisti di strada che si possono permettere un mese in California o sono ricchi di famiglia o sono eccezionali.
O sono giovani e incoscienti quanto basta? Perché parliamo di loro e non di noi? Perché c'è già un noi. Certo. Per fotografarti dovrò rubarti l'anima. Magari potrei essere io a rubarlo a te, no? Benvenuta. Ciao. Questo è il mio regno. Bello. Metto uno di questi? No. Voglio fotografarti così come sei. Tranquilla, non mordo, eh? Sei bellissima. Chiudi le braccia. Ecco, fammi vedere la poliziotta. Un profilo. A me. Regalami un sorriso. Eccolo. Beh. Adesso sfogli. Senti, ma cos'è che ti hanno detto esattamente Pat e Mary? Non ci credo. Ma sei un mostro. Abbiamo appena finito di fare l'amore e già mi usi come informatrice. Io sto bene con te, ma ricorda che sono sempre una poliziotta. Va bene, poliziotta. Cominciamo. Allora, Pat e Mary hanno bisogno di 4.000 euro per la California. Uh-huh. E Mary mi ha chiesto se conosco qualcuno disposto ad acquistare degli oggetti di lusso, senza fare troppe domande. Un rigattiere compiacente. Non so se si dice così, comunque io non conosco nessuno. Ma io sì, e mi deve anche un favore. Quindi facciamo così. Io ti dico il nome e il recapito del rigattiere e te lo dai a loro. Agli ordini. E tu? Che cosa mi dai? Buongiorno. Com'è andata la notte tutta sola? Ho tenuto compagnia a Rita. Era il suo primo turno di notte. Brava. Però è tuo marito che dovrebbe dormire fuori casa, non te. Lo so, dammi tempo. Piuttosto. Che c'è? Com'è andata la tua di nottata? Meravigliosamente bene. Che ti devo dire, Rosa? La più bella notte di sempre. Posso indagare? No. Ma lo dico solo per scaramanzia. Un po' di fortuna ci vorrebbe per tutte, eh? Eh sì. Hai visto Fosca? Cosa possiamo fare per aiutarla a recuperare il casale? Anch'io vorrei tanto aiutarla, ma di soldi ce n'ho pochini. Ecco, i nostri risparmi potremmo riscattare il pollaio. Il capo è forte. Secondo me alla fine vince lei. Ehi. Me li ha portati Pino, ma avevo già fatto colazione. Grazie. Carino Pino, eh? Secondo me gli piaci. Buongiorno, capo. Buongiorno. Oggi niente pene d'amore, eh? Scusatemi, ma non ho fatto colazione. Notizie del casale? No. Qualcosa mi inventerò. Capo, se possiamo aiutarti... Noi ci siamo. Grazie, ragazzi, vi voglio bene. Novità sui musicisti? Che sognano la California e gli servono 4.000 euro per andarci. Più o meno il prezzo del medaglione di Manila. Va bene, stagli addosso. Ho già un piano, capo. Bene.